essere venuti. Immagino che la maggior parte di voi sia pesarese, quindi sicuramente avrete sollevato gli occhi stando in piazza e guardato verso il Palazzo Ducale. Non so quanti di voi hanno avuto l'occasione di entrare in questo salone, ma direi di partire così. Questo salone racconta la storia di Pesaro, delle famiglie che si sono succedute al governo di Pesaro. Infatti il dottor Sebastiani ha parlato di potere, è vero, questo palazzo, soprattutto questa facciata, è stata costruita nella metà del 400 proprio con questo scopo, dare l'idea della potenza della famiglia che in quell'epoca governava Pesaro, e cioè la famiglia degli Sforza di Milano, che comperarono la signoria dai Malatesta. Quando arrivano gli Sforza hanno proprio bisogno di delineare appunto l'importanza di questo, del loro palazzo e del loro potere su questa cittadina che si affacciava sul mare, quindi grande luogo di sfogo, no? Perché gli Sforza venivano da Milano e quindi ecco perché era importante per loro avere un punto sul mare. Ma veniamo a questo salone, questa è la parte più antica del Palazzo Ducale di Pesaro, che alla fine degli anni 500, inizi degli anni 1600, arriva a ricoprire un ettaro del centro della città. In questo salone, che è di circa 600 metri quadri, quindi enorme, ed è esattamente alle spalle della facciata, un salone particolare, non ha nessuna colonna che lo sostiene, quindi anche architettonicamente è stato concepito appunto da architetti molto importanti per avere una struttura che in pratica si sostiene da 500 anni. Il perimetro non è mai stato modificato, se non invece il soffitto che ora vediamo sulla nostra testa, che è stato realizzato, così come lo vedete voi, in ottagoni in legno e contengono esattamente sei immagini, sei imprese, si chiamano imprese, e sono costituite appunto da una figura e un motto. Sono sei imprese e sono state realizzate, come vi dicevo, nel 1618 dallo scenografo appunto Cortese, Giovanni Cortese, che lo fa su idea appunto di Francesco Maria II, un signore che voi vedrete quando uscirete alle vostre spalle, ed è raffigurato, l'unico dipinto che noi abbiamo di uno dei duchi che abitarono in questo luogo, dei Della Rovere. Infatti vedete, se vedete nel soffitto, ci sono tutte foglie di quercia, quindi il simbolo dei Della Rovere è molto importante. Le sei imprese in sostanza si riproducono in diagonale. Se voi ne scegliete una, c'è l'ermellino con la scritta Nunquam, poi abbiamo la palma, i due templi dell'onore e della virtù, l'ara col vento che soffia, la quercia con su scritto Feretria e un'altra quercia che abbraccia lo stemma del Montefeltro in azzurro e oro con la piccola aquila, a significare che la famiglia della Rovere discendeva dai Montefeltro. Solo un passo indietro per dirvi che in questo luogo dove voi siete, circa nel 1475, avvennero le nozze molto importanti per Pesaro tra Costanzo Sforza, quello che poi ha realizzato Rocca Costanza, e Camilla d'Aragona. Qui il soffitto non era fatto così, c'erano dei teli che raffiguravano il sistema solare, quindi c'era il sole, la luna, c'erano più di 2000 specchi che raffiguravano appunto le stelle. Quindi una scenografia imponente per un matrimonio con la nipote del re di Napoli, molto importante. Qui avvennero, oltre alle nozze ovviamente di Costanzo Sforza e Camilla d'Aragona, ci furono balli molto importanti che si riferirono a Lucrezia Borgia, di cui la nostra Lucia ci ha parlato un po' di anni fa. Vabbè, comunque questo è il luogo veramente che racconta la storia di Pesaro dal 1450 ad oggi, e ve lo dico perché
Mi dispiace dovervi far girare, ma per darvi l'idea, al centro abbiamo gli stemmi di Urbano VIII e Francesco Maria II. Siamo al centro, vedete gli stemmi? Ecco, quegli stemmi al centro stanno a significare un momento particolare della storia di Pesaro, quando Francesco Maria II non ha più suo figlio, perché è stato ucciso molto giovane, e quindi non ha più eredi. Arrivano i legati papali, il ducato passa al Papa e praticamente il Papa manda dei suoi emissari a governare Pesaro fino al 1860, cioè fino a quando iniziano le corone. Da quel momento c'è l'unità d'Italia, quindi siamo appunto nel 1860 e arrivano i prefetti del regno e successivamente i prefetti della Repubblica. Quindi questo è stato un luogo sempre, e infatti c'è scritto all'ingresso Palazzo del Governo, un luogo di potere, un luogo che però racconta una storia di 500 anni che credo appartenga un po' a tutti voi, a tutti noi, perché poi non sto parlando solo ovviamente dei pesaresi, ma anche in funzione, e mi allungo solo un secondo, di Pesaro capitale della cultura. Questo è credo uno dei palazzi più belli della provincia, ovviamente tolto il palazzo ducale di Urbino, che però è stato costruito quasi 70 anni prima, e della realizzazione di gran parte del palazzo con una concezione molto diversa. Quindi quando capiterete qua, ogni tanto magari immaginatevi di vedere qualche personaggio storico che si aggira in questa sala. Poi mi hanno detto che successivamente nel prossimo appuntamento magari proveremo a fare un giro un po' più panoramico e vedere che cosa c'è nella parte, diciamo, cinquecentesca del palazzo. E anche quella è veramente molto interessante, anche perché vi lascio. Il prossimo anno, nel 2024, ricorreranno i 450 anni della morte di Guidobaldo II della Rovere. Questo personaggio, che non so quanti di voi conoscono a fondo, è un personaggio fondamentale della storia di Pesaro. Ha dato tanto, ha dato una parte importante di questo palazzo, e non solo, ha ampliato la piazza del Popolo, così come ora la vedete, ha realizzato le mura roveresche, ha ampliato il porto, ha fatto tante cose, e sarebbe bello poter parlare di lui il prossimo anno, nei 450 anni dalla morte. Vi ringrazio, buon proseguimento, prego, professor Capodanno, grazie a tutti, scusate ma non posso restare. Buonasera a tutti, grazie per l'ospitalità in prefettura e soprattutto grazie a voi per essere intervenuti. E stasera vi vorrei parlare del Cortigiano di Baldassar Castiglione, un'opera decisiva nella storia letteraria italiana, e vorrei introdurre il discorso con un'osservazione. Noi abbiamo un gran bisogno di modelli, anche se ideali. Ecco, vorrei subito andare oltre quella contrapposizione convenzionale tra un rinascimento volto tutto verso l'ideale, verso la contemplazione di modelli, di esempi, di paradigmi, e invece un rinascimento più attento alla ruvida, concreta ed effettuale verità delle cose, realtà delle cose, per adottare un'espressione di Machiavelli. Perché in realtà abbiamo di fronte un personaggio, Baldassar Castiglione, che in un lungo periodo che va dal 1515 al 1527, attraverso varie stesure, scrive quest'opera che delinea la visione di un uomo poliedrico completo del Rinascimento, ma si tratta comunque di una persona, di un uomo attivamente impegnato nell'attività politica, diplomatica e militare dei propri tempi. Quindi si tratta di un uomo che ha un'esperienza di vita straricca, e quindi se questa esperienza di vita straricca, con tutte le violenze e le contraddizioni che comporta, in un periodo durissimo e ricchissimo della storia italiana, perché nasce vive circa 50 anni, quindi dal 1478 al 1529, in un periodo in cui accade di tutto,
dal punto di vista politico, morale, religioso e artistico, un uomo di questo genere che arriva a proiettarsi verso un modello ideale ha una potenza e un'energia intellettiva e spirituale che merita tutto il nostro rispetto. Quello che voglio dire è che l'ideale non nasce da una contemplazione astratta separata dal ruvido contatto quotidiano con la realtà, ma tutto al contrario, nasce proprio dal dolore, dalla contraddizione, dalla violenza dei tempi che si sono vissuti. E quindi se quest'uomo ha avuto la potenza di delineare un ideale che poi nei secoli ha continuato a serbare una gran potenza, un ricco fascino, è in virtù della sua esperienza di vita decisamente molto concreta, molto precisa. Egli ci parla del cortigiano. Oggi convenzionalmente quando definiamo qualcuno cortigiano c'è una sfumatura, se non di disprezzo, ma leggermente o anche più gravemente denigratoria, perché un cortigiano in questa visione convenzionale sarebbe un uomo che vivendo nella corte è ossequente alle volontà del principe, è accomodante, è indulgente, è ipocrita, è doppio, tutto il contrario, è il modello che ci viene rappresentato invece da Baldassar Castiglione, che è soprattutto un appassionato estimatore della corte di Urbino, almeno finché non morì Guidobaldo di Montefeltro nel 1508. Questo è un altro aspetto molto interessante, e cioè che il cortegiano, che viene pubblicato solo nel 1528, ma che inizia a scrivere nel 1515, è proiettato in un'epoca precedente. Cioè non sta parlando di personaggi a lui contemporanei, anzi i personaggi del dialogo sono morti al momento in cui egli scrive quest'opera. E quindi in qualche modo questo modello non è un modello proiettato nel futuro, è un modello che vive in una condizione temporale particolare, perché vive nel presente da un verso. Cioè il dialogo è ascoltato e recepito da noi come se fosse contemporaneo, però si tratta già di un passato recente, cioè di un'epoca che secondo Baldassar Castiglione è già passata. Perché infatti nel quarto libro egli ci dà un quadro tremendo dell'Italia dell'inizio del Cinquecento, soprattutto dagli anni venti, un periodo di guerre, di separazione, di violenze, di mancanza di governo, e in cui i principi e i signori non sono più all'altezza di quelli che egli ha rappresentato. Vi ho detto che si tratta di un dialogo. Ora, il dialogo è un genere letterario e filosofico antico che risale a Platone, che è uno dei modelli principali del dialogo rinascimentale insieme a Cicerone, in questo caso soprattutto il Cicerone del De Oratore, che è il modello trasparente di tutta l'opera. Ora, cosa succede quando un autore scrive un dialogo? Succede che l'autore dell'opera non si immedesima pienamente, totalmente, non combacia interamente con uno dei singoli personaggi. Questo non accade sempre, per esempio nel dialogo sopra i due massimi sistemi scritto da Galilei all'inizio del Seicento, l'autore è palesemente favorevole a uno dei dialoganti. In questo caso no. Quindi l'arte del dialogo si fa in questo caso molto più difficile, perché Baldassar Castiglione, tra i tanti personaggi che fa parlare, esprime il proprio pensiero e affida il proprio pensiero un po' a ciascuno di coloro che dialogano. Quindi nessuno dei personaggi ha delle posizioni che l'autore giudica nettamente negative. Nessuno dei personaggi è respinto in quanto giudicato inidoneo o inappropriato, ma ogni personaggio dice qualcosa del vero. Quindi a questo punto diventa decisiva la concertazione orchestrale dell'autore, che dosa oculatamente tutti gli interventi in modo che il vero sia frutto di questa complessiva orchestrazione. Ci sono altri esempi importanti di dialogo rinascimentale, per esempio Pico della Mirandola, la orazione sulla dignità, oppure i dialoghi di Leon Battista Alberti, che muore prima che Baldassar Castiglione nasca,
intercenali di Don Battista Alberti, che sono un potente precorrimento delle operette morali di Leopardi, ma questo dialogo è forse quello più esemplare proprio per l'equilibrio che riesce a conseguire. I personaggi di questa opera sono diversi e sono tutti illustri, perché sono Pietro Bembo, Bernardo Bibiena, Giuliano de' Medici, Ludovico di Canossa, Ottaviano Fregoso ed altri, ma ci sono anche delle donne, prime fra tutte Elisabetta Gonzaga e la sua cognata Emilia Pia. Ecco, quello che secondo me talora si trascura quando si parla di questo dialogo è la presenza femminile, che invece è una presenza decisiva, perché infatti il terzo libro è dedicato alla figura di genere simmetrica a quella del cortigiano, cioè la donna di palazzo, che non viene chiamata cortigiana, sia perché la parola potrebbe avere implicazioni ambigue, ma soprattutto perché di fatto la donna di palazzo, in questo caso Elisabetta Gonzaga, non è una cortigiana, però è una donna molto autorevole, che fa da moderatrice nel dialogo. E uno allora potrebbe dire, beh, se fa da moderatrice, perché non la fate intervenire? Ma non perché la donna sia sottostimata, ma tutto al contrario. Perché la donna non può, questa donna, dico Elisabetta Gonzaga, non può essere contraddetta da un altro. Quindi non sarebbe fine, non sarebbe raffinato esporre una donna ad un contraddittorio con un uomo. Quindi la donna viene vista come moderatrice del dialogo, che dà la parola e ascolta, perché al di sopra del contraddittorio tra i personaggi, che tra loro si possono anche osteggiare, sia pure sempre signorilmente. Dov'era Baldassarre Castiglione quando si svolge questo dialogo? Non era a Urbino. La corte, quella di Urbino, che lui ha sempre considerato la corte più colta, più ricca, più raffinata, più civile di tutta Italia, e che gli ha donato gli anni migliori della sua vita. Ma lui non era Urbino, perché lui era in Inghilterra tra il 1506 e 1507, quando è ambientato il dialogo. Lui comunque è stato chiamato Urbino già dal 1502, perché Enrico VII ha insignito Guidobaldo dell'ordine della giarrettiera. Quindi lui è andato in Inghilterra per accettare a nome di Guidobaldo questa onorificenza, e quindi è legittimo domandarsi come faceva allora a sapere cosa si sono detti. Beh, qui entriamo chiaramente nel campo della trasfigurazione letteraria. Prima di tutto Baldassarre Castiglione era amico di tutti i personaggi che mette in scena, li aveva consultati più volte, aveva sottoposto ad alcuno di loro, soprattutto a Pietro Bembo, le stesure progressive che andava facendo di quest'opera, e quindi ne conosceva le idee, ne conosceva i punti di vista. Però lui è assente, lui non è presente, e come del resto capita anche in certi dialoghi platonici, no? Il Fedone. Nel Fedone, che è uno dei più importanti dialoghi di Platone, a un certo punto Platone dice: io non c'ero perché ero malato. Allora come fai tu a sapere esattamente tutto quello che è stato detto? Mi è stato riferito da Echecrate. E anche qui c'è questa finzione: lui non c'era, ma tutto gli è stato riferito. E quindi i ragionamenti fatti sono i ragionamenti dell'autore, ma sono anche i ragionamenti degli altri. Allora il punto è: come distinguere quello che pensa veramente Baldassarre Castiglione da quello che pensa il Bembo, o che pensa Giuliano de' Medici, o che pensa il Fregoso? Beh, chiaramente c'è tra loro una armoniosa concordia nella differenza. Castiglione insiste molto sul fatto che allora alla corte di Urbino c'era un'armonia tra le personalità diverse, non solo per buona educazione, per l'estrema finezza del gesto, della cultura, dei convenevoli curiali, ma proprio perché condividevano degli ideali affini. Gran parte dei personaggi, compreso il dedicatario Alfonso Ariosto, sono morti quando l'opera viene pubblicata nel 1528. Ora, nei 50 anni della sua vita accade veramente di tutto, perché cominciamo dall'invasione dei turchi a Otranto nell'80, poi 1494 Carlo VIII scende in Italia, percorre tutta la penisola e la occupa, poi le guerre tra Francesco I e Carlo V,
1510 Lutero viene a Roma mentre il Papa era assente. Nel 17 espone le tesi a Wittenberg. Nel 21 viene scomunicato perché rifiuta di ritrattare, ma soprattutto nel 1527 c'è il sacco di Roma. Ora, il mestiere del cortigiano era veramente molto rischioso. Perché? Presumeva un'arte diplomatica sopraffina, una capacità di conoscere i personaggi e studiare la psiche umana molto sofisticata, ma nello stesso tempo il cortigiano non è un uomo libero. D'accordo che i principi sono illuminati, mecenati, colti, però rimane sempre il fatto che il cortigiano non ha alcun potere personale, dipende dal potere del principe, dipende dal potere del Signore. Faccio subito un esempio molto preciso. Il Papa Clemente VII manda Baldassare Castiglione presso la corte di Carlo V a Madrid, e Carlo V stimava molto il Castiglione, tanto che ne fa un elogio che poi viene tramandato. Dice: morto uno de los mejores caballeros dello mondo, è morto uno dei migliori cavalieri del mondo. Eh sì, però nel 1527 le truppe di Carlo V con i lanzichenecchi fanno il sacco di Roma. Allora il Papa Clemente VII con chi se la prende? Beh, dice a Castiglione: ma come? Tu allora che avevi il compito di mettere in armonia il papato con l'impero, non hai fatto bene il tuo lavoro, perché questo addirittura ci mette a ferro e fuoco la città di Roma. Tu dove eri? Io ti avevo mandato presso l'imperatore proprio, non dico per renderci armonici perché c'erano dei conflitti, però per renderci meno bellicosi gli uni di fronte agli altri. E quindi in qualche modo come giustifichi questo sacco di Roma? Quindi Baldassare Castiglione, che morì poco dopo, tra l'altro morì nel 28, quindi dovette giustificarsi presso il Papa, che poi alla fine lo perdonò perché riuscì a fargli capire che non era colpa sua se l'imperatore poi aveva messo a ferro e fuoco la città di Roma. Non era stato lui troppo debole, al contrario, lui a Madrid aveva fatto vestire l'intera città di lutto con delle messe per pregare affinché cessasse l'occupazione da parte delle truppe dei Lanzichenecchi, che erano dei rozzi e violenti mercenari che, non essendo stati pagati a sufficienza dall'imperatore, si rifacevano sulla popolazione inerme della città. Ecco, questo per fare solo un esempio di quanto fosse pericoloso essere cortigiano, perché uno viene mandato presso l'imperatore a rappresentare gli interessi del Papa e poi rischia di fare gli interessi dell'imperatore invece che di quelli del Papa. Quindi erano posizioni molto delicate. E siccome lui scrive quest'opera nel corso di 15 anni, le cose cambiano. Tant'è vero che all'inizio l'opera l'aveva dedicata al re di Francia, dopo però l'ha dovuto cambiare la dedica, perché c'era un sistema di alleanze molto mobile che si rinnovava continuamente, e quindi era molto pericoloso schierarsi con l'uno o con l'altro. Per fare un secondo esempio, lui chiede il permesso al marchese de Gonzaga di andare presso la corte di Guidobaldo di Montefeltro Urbino, gli viene concesso, dopodiché però il marchese Gonzaga ci ripensa e gli fa sapere che se fosse tornato a Mantova l'avrebbero messo dentro, l'avrebbero imprigionato. Quindi la vita era molto rischiosa, lo stesso Castiglione guidò più volte una cinquantina di uomini nelle imprese militari. Un altro fatto significativo di questo dialogo è che si svolge di notte, cioè sono in realtà quattro giornate, quattro notti, e si conclude con un'aurora. Il riferimento anche qui forse alla Politeia di Platone, la Repubblica. Anche il dialogo di Platone sulla Repubblica si svolge di notte, e poi si conclude, e in questo caso, sempre con il modello del simposio di Platone, con l'aurora. Cioè, con una parola di speranza, la corte ideale, quella di Urbino, non esiste più, però noi continuiamo a coltivare la speranza che esista. Vediamo allora adesso qual è il miglior cortigiano. Quali sono i caratteri del miglior cortigiano? Beh, innanzitutto, il primo problema che si affronta è se deve essere nobile di sangue o nobile solo di spirito.
Questo è un problema cruciale che si poneva già ai tempi di Dante, no? Infatti nel Convivio Dante insiste molto sul fatto che la vera nobiltà è quella dello spirito, non è quella del sangue. Però dopo lo stesso Dante su questo tema, Dante appartenente alla piccola nobiltà fiorentina, era combattuto. Ci sono dei ritorni di fiamma da parte di Dante, perché molto spesso capitava che in realtà le persone più nobili d'animo erano anche quelli che erano nobili di sangue, e quindi le posizioni sono diverse tra i vari personaggi. E alla fine il conte Ludovico esprime un principio molto pragmatico, dice: forse qui nella corte ci conviene chiamare quelli che sono già nobili di sangue, perché è più probabile che siano anche nobili. Ecco, è uno dei cedimenti un po' che nel cortigiano talora affiorano. Ma cosa deve fare il cortigiano? Deve essere un uomo completo, un vero uomo del Rinascimento. Vi ricordo che Leon Battista Alberti, nella sua autobiografia, si vanta che lui, a gambe unite, riusciva a saltare al di là di un uomo davanti a lui. Quindi era un gran cavallerizzo Leon Battista Alberti, cioè l'uomo del Rinascimento, come l'uomo greco dell'Atene del V secolo, deve essere Kalos Kagatos, cioè deve essere un uomo di intelletto, studioso, colto, che ama la musica, che ama le arti, però anche fisicamente molto abile e attrezzato. Infatti dice Castiglione: bisogna cavalcar bene, lottare, addomesticare i cavalli selvatici, attaccare con la lancia e giostrare. Poi deve saper cacciare, nuotare, giocare a palla, volteggiare a cavallo, senza dimenticare giudizio e grazia. Vabbè, l'impresa è piuttosto acrobatica. Ma la cosa decisiva è che non si deve pavoneggiare, tanto più se in presenza di popolani. Entriamo qui in un tema decisivo dello stile secondo il cortigiano, cioè chi ha delle qualità intellettuali o fisiche non si deve mai vantare, non le deve mai esibire, non le deve mai sottolineare. Se le fa, cade subito nella volgarità e gli altri non hanno in lui o lei più alcuna fiducia. Quindi deve avere la grazia e la mancanza di affettazione, e qui fa ricorso a un'espressione poi diventata proverbiale, la sprezzatura. Deve usare in ogni cosa una certa sprezzatura che nasconda l'arte e dimostra ciò che si fa e dice venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi, ben sapendo tutti la difficoltà delle cose rare e ben fatte, la naturalezza con la quale vengono compiute genera in noi una grandissima meraviglia. Cioè, se noi sappiamo che qualcosa è molto difficile da fare, vedere qualcuno o qualcuna che la fanno con naturalezza, con certezza, ci spinge all'ammirazione. Però quella della sprezzatura è un'arte molto sofisticata. Per esempio, c'era un ballerino che a un certo punto si faceva cadere la roba dalle spalle e si toglieva le pantofole dai piedi, non va bene, perché era un'esibizione della sprezzatura, cioè si pavoneggiava facendo vedere quanto era sciolto, quanto era agile, ma uno non si deve pavoneggiare lasciando cadere la roba con nonchalance, perché così vuol dire che non sta facendo fatica. E così come quello che è bravo a torneare non deve poi rivolgersi verso gli spettatori esibendo con compiacimento tutta la sua grazia. Ci sono persone, dice, che tengono il capo così fermo per paura di non guastarsi la zazzera, tutti pettinati bene, poi camminano immobili perché sennò si guastano la pettinatura. Oppure nel fondo della berretta hanno il specchio e il pettine nella manica, appena non li vede nessuno si pettinano, si specchiano, perché ci tengono molto. Mentre il cavaliere deve stare a cavallo così disciolto e sicuro come se fosse a piedi. Ecco, un'altra riflessione che vorrei fare prima di farvi ascoltare la lettura di Tommaso Andruccioli è quella sull'importanza che ha la pittura per l'opera di Baldassarre Castiglione. Siamo nell'età di Raffaello, di Michelangelo, di Tiziano, siamo nell'età di Botticelli, della fioritura artistica del Rinascimento italiano, e Baldassarre Castiglione era amico di Raffaello
Infatti è lui che ha scritto la lettera al Papa sulla difesa delle antiche architetture romane, lui dice in persona di Raffaello, cioè quella lettera di 10 pagine meravigliosa firmata da Raffaello a difesa della Roma antica, che già cominciavano invece a distruggere per ricavarne i marmi e le pietre, l'aveva scritta Baldassare Castiglione. E Raffaello ha fatto un ritratto di Baldassare Castiglione molto bello, in cui ci guarda con degli occhi azzurri fissi, forse non molto penetranti, però molto sinceri. Questo è un punto secondo me decisivo, cioè un uomo che tutta la vita ha dovuto simulare artisticamente, ha dovuto adottare le arti diplomatiche più raffinate, quando scrive è sincero, quando scrive non è un simulatore, è se stesso, perché per lui il momento della scrittura è il momento della verità. Non si può fingere a volte parlando, per convenienza, per opportunità, per non ferire qualcuno, per non offendere qualcun altro, perché si fa il gioco del principe, ma quando si scrive si deve scrivere la verità. E lui lo fa, e si capisce anche da questo sguardo sincero, non penetrante, perché è un uomo anche dolce, che rivolge a chi lo guarda nel ritratto di Raffaello, che come è noto, che oltre che uno dei maestri dell'arte di tutti i tempi, era uno psicologo finissimo. I ritratti di Raffaello sono veramente degli studi dell'anima delle persone rappresentate che ci lasciano commossi e stupefatti. Raffaello infatti dipinge anche il ritratto di Elisabetta Gonzaga col gioiello a forma di scorpione sulla fronte, sul quale molti si sono interrogati, ma non riusciamo ad arrivare ad una risposta definitiva: perché avrebbe dipinto questo gioiello a forma di scorpione sulla fronte di una donna, simbolo di fertilità, dicono, ma lei non ha avuto figli da Guidobaldo, pare a causa di lui che era gottoso, e non è molto fine ricordare a una donna, auspicare a una donna la fertilità quando non ha avuto figli, quindi non credo proprio che questa possa essere l'interpretazione, come ha fatto anche un ritratto di Guidobaldo. Quindi sono tre ritratti dei protagonisti di quest'opera. Ora, la pittura è decisiva, è un dipingere con le parole, ma è decisiva anche la prosa, perché Castiglione era un prosatore molto stimato da Leopardi, molto chiaro, molto raffinato. Il primo dei quattro libri del Cortigiano, la prima volta che l'ho letto con un Kindle, e devo dire che non è stato inappropriato, perché è un libro che uno legge senza accorgersi di leggere. Talmente sciolto, è talmente naturale la sua prosa, che uno si dimentica che lo sta leggendo, perché si immedesima in quello che scrive. E infatti vedremo un'anticipazione proprio di questo discorso nella dedica dedicatoria scritta da Baldassare Castiglione, della quale potremo ascoltare un brano ora nella lettura di Tommaso Andruccioli, che invito gentilmente a intervenire con questo brano tratto dalla dedicatoria del Cortegiano. Al reverendo ed illustre signor Don Michele de Silva, vescovo di Viseo. Quando il signor Guidobaldo di Montefeltro, duca d'Urbino, passò di questa vita, io, insieme con altri cavalieri che l'avevano servito, restai agli servizi del duca Francesco Maria della Rovere, erede e successor di quello nel stato. E come nell'animo mio era recente l'odor delle virtù del duca di Guido e la soddisfazione che in quegli anni aveva sentito nella amorevole compagnia di così eccellenti persone, come allora si ritrovarono nella corte d'Urbino, fui stimolato da quella memoria a scrivere questi libri del Cortegiano, il che io feci in pochi giorni, con intenzione di castigar col tempo quegli errori che dal desiderio di pagar tosto questo debito erano nati. Ma la fortuna, già molt'anni, m'ha sempre tenuto oppresso in così continui travagli che io non ho mai potuto pigliar spazio di ridurli a termine, che il mio debil giudicio ne restasse contento. Perché talor gli uomini tanto si dilettano di riprendere, che riprendono ancor quello che non merita riprensione,
ad alcuni che mi biasimano perché io non ho imitato il Boccaccio, né mi sono obbligato alla consuetudine del parlar toscano d'oggidì, non resterò di dire che ancor che il Boccaccio fosse di gentil ingegno secondo quei tempi e che in alcuna parte scrivesse con discrezione ed industria, niente meno assai meglio scrisse quando si lasciò guidar solamente dall'ingegno ed istinto suo naturale, senza altro studio o cura di limare i scritti suoi, che quando con diligenza e fatica si sforzò d'esser più culto e castigato. Io non poteva del subietto imitarlo, non avendo esso mai scritto cosa alcuna di maniera simile a questi libri del cortegiano. E nella lingua, al parer mio, non doveva, perché la forza e vera regola del parlar bene consiste più nell'uso che in altro. È sempre vizio usar parole che non siano in consuetudine. Perciò non era conveniente che usassi molte di quelle del Boccaccio, le quali a suoi tempi s'usavano ed or sono disusate dagli medesimi toscani. Non ho ancora avuto obbligarmi la consuetudine del parlato toscano d'oggidì, perché il commercio tra diverse nazioni ha sempre avuto forza di trasportare dall'una all'altra, quasi come le mercanzie, così ancora nuovi vocaboli, i quali poi durano o mancano, secondo che sono dalla consuetudine ammessi o riprobati. E questo, oltre il testimonio degli antichi, vedesi chiaramente nel Boccaccio, nel qual son tante parole francesi, spagnole, provenzali ed alcune forse non ben intesi dai toscani moderni, che chi tutte quelle levasse farebbe il libro molto minore. Perciò non penso aver commesso errori se io scrivendo ho piuttosto pigliato l'integro e sincero della patria mia che il corrotto e guasto dell'aliena. Altri dicono che essendo tanto difficile e quasi impossibile trovare un uomo così perfetto come io voglio che sia il cortegiano, è stato superfluo iscriverlo, perché vana cosa è insegnar quello che imparar non si può. A questi rispondo che mi contenterò aver errato con Platone, Senofonte e Marco Tullio, lasciando il disputare del mondo intellegibile e delle idee, tra le quali, siccome secondo quella opinione, è l'idea della perfetta Repubblica, del perfetto re e del perfetto oratore, così è ancora quella del perfetto cortegiano, alla immagine della quale se io non ho potuto approssimarmi col stile, tanto minor fatica avverranno i cortigiani d'approssimarsi con l'opere al termine la meta ch'io con lo scrivere ho loro proposto. E se con tutto questo non potranno conseguire quella perfezione, qualche essa sia, che io mi sono sforzato d'esprimere, colui che più se l'avvicinerà sarà il più perfetto. Alcun ancora dicono che io ho creduto formar me stesso, persuadendomi che le condizioni che io al cortigiano attribuisco tutte siano in me. A questi tali non voglio già negar di non aver tentato tutto quello che io vorrei sapere il cortegiano. La difesa dunque di queste accusazioni e forse di molte altre rimetto io per ora al parere della comune opinione. Perciò, se universalmente il libro piacerà, terrollo per buono e penserò che debba vivere. Se ancora non piacerà, terrollo per malo e tosto crederò che se ne abbia da perdere la memoria. E seppur i miei accusatori di questo comun giudicio non restano soddisfatti, contentesi almeno di quello del tempo, il quale d'ogni cosa al fin scopre gli occulti difetti e per esser padre della verità e giudice senza passione suol dare sempre della vita o morte delle scritture giusta sentenza. Baldessaro Castiglione. Grazie a tutti.
Tommaso Andruccioli per questa bella lettura che ci introduce proprio nel tema della prosa. E, tra l'altro, tra i personaggi che dialogano in Castiglione c'è Pietro Bembo, e quindi il problema della purezza della prosa diventa decisivo. Castiglione teneva molto al giudizio del Bembo, al quale sottopose la sua opera. Ora, egli si richiama ad alcuni classici della letteratura italiana decisivi, per esempio il Boccaccio, perché in realtà il Corteggiano è un'opera molto composita, perché ci sono almeno 70 pagine sul riso, cioè dentro il Corteggiano c'è un saggio sul riso che Sigmund Freud non conosceva neanche per sonno, autori di due saggi sul riso diventati classici, ma che è molto importante, molto significativo. E in questo saggio sul riso si richiama molto spesso proprio a Boccaccio, alle novelle di Boccaccio. E tra le altre c'è una novella molto singolare che non suscita il riso, ma che è quasi surreale, perché ci sono dei mercanti alle sponde opposte di un fiume che cercano di contrattare tra loro, ma non possono attraversare il fiume perché è congelato. Allora contrattano a voce, ma le parole, uscendo dalla loro bocca, mentre attraversano il fiume, congelano e quindi non possono arrivare dall'altra parte. Allora decidono, andando su un tratto del fiume con la crosta di ghiaccio più solida, di accendervi un fuoco affinché le parole, arrivando a metà e sul punto di congelare, potessero sciogliersi e arrivare dall'altra parte. Questa non è una storia che fa ridere, però è una storia che mette nella visione che ha Baldassare Castiglione del riso, del sorriso, perché un fatto sorprendente è che questa compagnia di intellettuali, di uomini di potere, di principi, di cortigiani, di donne raffinate, era una compagnia molto allegra. Lui dice di continuo che era una compagnia molto allegra, dove si rideva molto, altri non ridevano al di fuori di questi ambienti curiali, ben inteso, ma loro stessi fronteggiavano i conflitti, le violenze, i disastri della vita, non erano compagnia di buon temponi, però quando era il momento erano capaci di distrarsi dalle violenze, dalle contraddizioni di un'epoca tremenda della storia d'Italia, in cui l'Italia era invasa dalle truppe straniere, per essere capaci di ridere. Ma per tornare alla prosa, anche nel campo della prosa, e questo è un passo che Leopardi ammira, dice di ammirare nei suoi pensieri, anche la prosa deve avere una sua sprezzatura. Dice Giacomo Leopardi, in fondo, quando uno è l'autore di un libro, cosa fa? Ci parla. Quindi, se uno non scrive bene, se uno non ha uno stile sciolto, sentire sempre la voce di uno che ci parla, per decine di pagine, continua a parlarci, dopo un po' ci dà un effetto di saturazione, perché se ci vuole parlare, deve parlarci con leggerezza, con fluidità, senza aggravarci. E lo stesso fa chi ci scrive. E quindi è meno purista rispetto a Bembo, il Castiglione, e dice che si deve affidare molto all'uso. Ma certo, sentendo parlare, ciao Manuel, sentendo parlare dell'uso, si sente bene in fondo? Sì? Si sente? O devo stare più vicino? Così. Quindi ricorrendo all'uso, la prosa acquista questa scioltezza, questa naturalezza. Allora la domanda che viene da fare è: ma parlavano in dialetto mai questi cortigiani? Perché chiaramente era un periodo di scambi continui tra il latino scritto, il latino parlato, i singoli volgari, i dialetti, e quindi c'è la curiosità di immaginare se usavano i dialetti, perché se noi leggiamo le novelle di Boccaccio vediamo che non solo ci sono molti prestiti provenzali, francesi, spagnoli, ma ci sono anche molti termini attinti alla vita quotidiana, cose che però Castiglione non pensa di praticare. Il paragone più significativo, però, secondo me, è quello che fa tra la bellezza della prosa e la bellezza della donna. Ecco, questo è un tema molto delicato, perché quando gli uomini parlano della bellezza femminile devono stare attenti, perché
Cioè, se un uomo parla di una donna dicendo che è brutta, subito decade tutto il suo stile da cortigiano, quindi è un tema che non deve essere minimamente affrontato. Invece da questo punto di vista c'è qualche leggero cedimento. Però quello che voglio dire è questo. Allora, la donna ha una bellezza naturale. La donna che si trucca, come antica tradizione, fin dai poeti latini, fin da Ovidio, fino a Dante e oltre, prima di lui Jacopone da Todi, la donna che si trucca in qualche modo fa qualcosa di negativo. Perché? Perché entra in competizione con l'opera divina. Quindi la bellezza naturale è una bellezza di origine divina. Se una persona interviene con l'artificio truccandosi, allora è come se implicitamente dicesse: Dio non mi ha creato abbastanza bella, devo intervenire io a ritoccarmi, a rifinirmi, a completare l'opera divina. Ecco, in questa visione che potrebbe essere molto discutibile. Ora, la donna che è concia parcamente lascia tutti nel dubbio, non sia naturale. Concia, ancora oggi noi diciamo acconciarsi, ma diciamo anche conciarsi, no? Come ti sei conciato, no? No, mi sono conciata, mi sono acconciata. C'è una bella differenza tra acconciarsi e conciarsi. E lui dice: non va bene, la donna è impastriata, impastriata, è lo stesso discorso della sprezzatura, perché la donna troppo impastriata sembra in maschera, immobile come una statua di legno, comparendo solo in penombra al lume di torce. Come prima aveva tratteggiato ironicamente l'uomo col pettinino nascosto nel berretto, che sta sempre con la testa ferma per non spettinarsi, adesso irride alla donna che mostra i denti perché sa che sono bellissimi. Quindi anche la donna deve essere dotata non solo di grazia, ma anche di sprezzatura, di nonchalance, cioè deve essere elegante senza accorgersi. Ma la domanda rimane, cioè quando uno scrive, trucca la sua prosa, trucca, perché scrivere vuol dire avere una raffinata competenza dei mezzi tecnici, grammaticali, sintattici, lessicali, e chi scrive non sarà mai come uno che parla, no? Quindi c'è un trucco della prosa, c'è un intervento manierato nella prosa che deve sembrare naturale. Allora cos'è la sprezzatura? La sprezzatura non può essere quella della donna che non si trucca, perché non ci sarebbe la sprezzatura. La sprezzatura deve essere quella della donna che si trucca sobriamente in modo da risultare sempre naturale. Quindi ci muoviamo in un'idea della prosa, della bellezza della prosa come della bellezza della donna, molto sofisticata, no? Non dobbiamo credere in una innocenza primordiale della naturalezza naive, ma dobbiamo credere in un artificio così delicato, così raffinato, così aggraziato che la persona ci risulta pienamente naturale. Naturalmente lo stesso discorso vale per l'uomo. Ecco, a questo riguardo bisogna dire che ci sono alcuni personaggi che fanno, purtroppo, ahimè, disgraziatamente, i soliti discorsi sulle donne, dicendo le donne sono il pallavicino, però non è di questi sicuramente Baldassare Castiglione, il quale ci dipinge questo uomo di corte come un uomo di corte che sia anche un musico. Ora, se andiamo a leggere le opere di Platone, che è uno dei riferimenti ispiratori del Castiglione, vediamo che musiche in greco non vuol dire solo musica. Musiche è l'insieme delle arti dello spirito, anche se la parola spirito allora cioè è inopportuno trapiantarla nel mondo greco antico. Comunque anche la danza, la poesia fanno parte della musiche, anche il pensiero poetico raffinato fanno parte della musiche. Ed ecco che quindi il cortigiano deve essere anche un bravo musico. E a questo riguardo io vorrei invitare Brunella Paolini gentilmente a fare la seconda lettura, in cui si dice che il cortigiano non può essere solo un uomo d'armi, ma deve essere anche un musico. Grazie. Rise quivi ognuno, e ricominciando il conte: signori, disse, avete a sapere che io non mi contento del cortigiano se egli non è ancor musico. E se, oltre all'intendere ed essere sicuro a libro,
non sa di vari strumenti. Perché se ben pensiamo, niuno riposo di fatiche e medicina, d'animi infermi, ritrovar si può più onesta e laudevole nell'ozio che questa, e massimamente nelle corti, dove, oltre al refrigerio dei fastidi che ad ognuno la musica presta, molte cose si fanno per satisfare alle donne, gli animi delle quali, teneri e molli, facilmente sono dall'armonia penetrati e di dolcezza ripieni. Però non è maraviglia se nei tempi antichi e nei presenti sempre esse sono state a musici inclinate e hanno avuto questo per gratissimo cibo d'animo. Allora il signor Gaspar: la musica, penso, disse, che insieme con molte altre vanità sia alle donne conveniente, sì, e forse ancora ad alcuni che hanno similitudine d'uomini, ma non a quelli che veramente sono, i quali non devono con delizie effeminare gli animi ed indurli in tal modo a temere la morte. Non dite, rispose il conte, perch'io v'entrarò in gran pelago di laude della musica e ricorderò quanto, sempre appresso gli antichi, sia stata celebrata e tenuta per cosa sacra e sia stata opinione di sapientissimi filosofi il mondo esser composto di musica e i cieli nel muoversi fare armonia e l'anima nostra pur con la medesima ragione essere formata e però destarsi e quasi vivificar le sue virtù per la musica. Per il che si scrive a Alessandro alcuna volta esser stato da quella così ardentemente incitato che quasi contra sua voglia gli bisognava levarsi dai convivi e correre all'arme. Poi, mutando il musico la sorte del suono, mitigarsi e tornare dall'arme ai convivi. E dirovvi, il severo Socrate, già vecchissimo, aver imparato a suonar la citara, e ricordomi aver già inteso che Platone ed Aristotele vogliono che l'uomo ben istituito sia ancor musico, e con infinite ragioni mostrano la forza della musica in noi essere grandissima, e per molte cause che or saria lungo a dir doversi necessariamente imparar da puerizia, non tanto per quella superficial melodia che si sente, ma per essere sufficiente a indurre in noi un nuovo abito buono ed un costume tendente alla virtù, il qual fa l'animo più capace di felicità, secondo che lo esercizio corporale fa il corpo più gagliardo. E non solamente non nuocere alle cose civili e della guerra, ma lor giovar sommamente. Licurgo ancora nelle severe sue leggi la musica approvò, e leggesi lacedemoni bellicosissimi e i di cretensi aver usato nelle battaglie citare ed altri strumenti molli, e molti eccellentissimi capitani antichi come Mapinonda aver dato opera alla musica. E quelli che non ne sapeano, come Temistocle, essere stati molto meno apprezzati. Non avete voi letto che prima delle discipline che insegnò il buon vecchio Chirone nella tenera età d'Achille, il quale egli nutrì dallo latte e dalla culla, fu la musica? E volse il savio maestro che le mani che avevano a spargere tanto sangue troiano fossero spesso occupate nel suono della citara. Qual soldato adunque sarà che si vergogni di imitare Achille, lasciando molti altri famosi capitani che io potrei addurre? Però non vogliate voi privare il nostro cortigiano della musica, la qual non solamente gli animi umani indolcisce, ma spesso le fiere fa diventare mansuete, e chi non la gusta si può tener certo che abbia gli spiriti discordanti l'un dall'altro. Eccovi quanta essa può, che già trasse un pesce a lasciarsi cavalcar da un uomo per mezzo il procelloso mare. Questa
veggiamo operarsi nei sacri tempi il render laude e grazie a Dio. E credibil cosa è che ella grata a lui sia ed egli a noi data l'abbia per dolcissimo alleviamento delle fatiche e fastidi nostri. Onde spesso i duri lavoratori dei campi sotto l'ardente sole ingannano la lor noia con rozzo ed agreste cantare. Con questo la incolta contadinella che innanzi al giorno a filare o a tessere si lieva dal sonno si difende e la sua fatica fa piacevole. Questo è giocondissimo trastullo dopo le piogge, i venti e le tempeste ai miseri marinari. Con questo consolasi stanchi peregrini dei noiosi e lunghi viaggi e spesso gli afflitti prigionieri delle catene e ceppi. Così per maggior argomento che d'ogni fatica e molestia umana la modulazione, benché incolta, sia grandissimo refrigerio, pare che la natura alle nutrici insegnata l'abbia per rimedio precipuo del pianto continuo dei teneri fanciulli, i quali al suon di tal voce si inducono a riposato e placido sonno, scordandosi le lacrime così proprie. E da noi, per presagio del rimanente della nostra vita, in quella età da natura date. Questa lettura è emozionante anche perché uno a volte si domanda per quale vie segrete un autore influenzato e suggestionato dagli altri. E uno va rintracciando tutte le fonti di un autore che poi si moltiplicano, ma non sono in molti ad aver pensato a Leopardi per questo passo del Cortigiano. Sappiamo quanto il Cortigiano fosse un'opera studiata da Leopardi attentamente, sappiamo che Leopardi annoverava il Castiglione tra i pensatori più significativi, quanto pesa adesso la sprezzatura, ma non ci sembra proprio di vedere qui dei precorrimenti di certi idilli leopardiani quando parla della incolta contadinella che innanzi al giorno a filare o a tessere si leva. Poi Lucia Ferrati ha disposto questo testo per agevolarne la lettura quasi come se fossero dei versi e se ne vede proprio la ritmica, no? La metrica della prosa, che è una metrica poetica. E poi quando dice è giocondissimo trastullo dopo le piogge, i venti e le tempeste ai miseri marinari, con questo consolansi stanchi peregrini di noiosi e lunghi viaggi, qui c'è un'eco dantesca invece chiara, è bello vedere riaffiorare, no? Queste corrispondenze tra anime con sorelle che a vicenda si ispirano nelle loro prose. Però vorrei fare anche un'altra riflessione, noi siamo in questo salone illustre che per certi versi è simile a quello che frequentava a Urbino Baldassarre Castiglione, anche se lui non abitava nel palazzo. E alla fine è inevitabile pensare, ma questi uomini, queste donne che vivevano nella corte, erano potenti, erano ricchi, gestivano e governavano con accorte arti diplomatiche in uno scacchiere sia pur sempre mobile un'Italia divisa in tanti stati, come potevano vedere il mondo dal di fuori? Già adesso noi che siamo qui da un'ora e mezzo cominciamo a percepire il mondo esterno come se fosse quasi separato da noi da una barriera, e quando questi uomini e queste donne tutti i giorni convivevano in questi ambienti illustri, colti, ricchi, come potevano fronteggiare? Sì, bene, qui c'è la vita delle campagne che è anche lirica, però a volte si ha quasi la sensazione di una separatezza significativa, e questa sensazione è, secondo me, accresciuta quando ci sono queste famose insomma, queste pagine che vi ho nominato sul riso. Che cosa fa ridere? C'è un saggio sul riso, colgo l'occasione per dire che faccio riferimento a questa edizione della casa editrice Einaudi a cura di Walter Barberis, che è un curatore veramente egregio di questo libro, e in questo saggio sul riso bisogna dire che mai si ride tanto in un'opera come nel Cortigiano, cioè ogni volta che uno dice qualcosa gli altri ridono, tant'è che uno dice ma cosa avete da ridere? Ridono o sorridono? C'è un clima gioioso,
quivi dunque i soavi ragionamenti e l'oneste facezie s'udivano, e nel viso di ciascuno dipinta si vedeva una gioconda ilarità. Talmente che quella casa, cioè il palazzo ducale d'Urbino, certo dirsi poteva il proprio albergo dell'allegria. Guidubaldo ci teneva tutti uniti in una catena d'amore. Guidubaldo, che poi pare fosse un uomo molto dignitoso, che a un certo punto, malato di gotta, si ritirava, ma lasciava la moglie Elisabetta Gonzaga e gli altri a conversare e a dialogare. Quindi erano stati capaci di creare un clima, grazie a questo Guidubaldo, personaggio straordinario, un clima davvero amorevole tra loro, un clima affettuoso, amorevole, dove si rideva molto spesso. E i modelli, vi dicevo, sono il Doratore di Cicerone e i dialoghi di Platone. Cicerone però nel Doratore non si ride, si sorride, si scherza abitualmente nei dialoghi di Platone, perché c'erano questi sali greci, questo umore greco molto raffinato. Però, a suffragio di quello che vi dicevo sul distacco dal popolo, a un certo punto viene riferita una facezia, la storia di un povero popolano che ha perso un occhio. Va dal dottore e non porta neanche l'occhio mancante. Il dottore lo rassicura dicendo che gli avrebbe fatto ritrovare la vista, e lui ci crede e continua a pagarlo. Beh, un dottore così per noi è un personaggio disgustoso, ma come, va illudendo un povero popolano che poverino ha perso anche un occhio? E invece lì, in qualche modo, questo li faceva sorridere sull'ingenuità popolare. E questa è una caduta di stile, però non tanto da rompersi una gamba, voglio dire. Baldassare Castiglione poi se ne riprende agevolmente, perché poi ci sono dei passi in cui apertamente dice di come le condizioni del popolo debbano essere più tutelate, più rispettate. E però, certo, questo non fa molto ridere, questa storia di questo povero popolano urbinate. Ma veniamo a un tema cruciale che mi sta molto a cuore, cioè il tema della donna. La donna di palazzo. Non dice la cortigiana, dice la donna di palazzo. Elisabetta Gonzaga, quella ritratta da Raffaello. Lei non avrà incarichi politici e militari, però è una figura simmetrica a quella del cortigiano. È di troppo alto grado per parlare con gli altri, venendone contraddetta. Nessuno si potrà mai permettere di contraddirla. Ed ecco ora la rappresentazione di una donna che è una vera acrobata. Perché a un certo punto, quando Castiglione ci descrive come deve essere la donna, uno dice, ma questo è un fenomeno, perché... Vi leggo i tratti che mi hanno suscitato questa osservazione. Già abbiamo detto che, dice Giuliano de' Medici, chiamo confidenzialmente Giuliano, ma è il Magnifico, li faccio un po' scendere dai vari piedistalli, non dico ogni volta il Magnifico Giuliano, che in fondo sono uomini anche loro. Quindi Giuliano dice: all'uomo conviene mostrare una certa virilità soda e ferma, mentre alla donna conviene una tenerezza molle e delicata. Prego, qui Giuliano, non sei molto originale, voglio dire, altri l'hanno detto prima di te, altri l'hanno detto dopo di te, però non è che sia molto convincente. Però, per fortuna, ci sono altri personaggi che hanno una visione migliore della donna. Allora, la donna deve essere prudente. Perché? Perché l'onore femminile si perde con maggiore facilità di quello maschile. Ma al contempo dovrà essere affabile e socievole. Perché se una donna, di fronte a discorsi sconvenienti, volgari, scappa via, allora diventa troppo selvatica. Non deve essere selvatica. Non può neanche essere troppo rigida, perché se è troppo rigida vuol dire che in realtà sta resistendo alla tentazione opposta, e quindi reagisce rigidamente perché in realtà vorrebbe e desidera tutto il contrario, e quindi si richiama all'ordine con una rigidezza esagerata. Quindi deve avere moine e occhi bassi, vezzi garbati e ritrosia severa, però deve essere anche allegra e mettere allegria. Cioè,
fatelo voi, cioè è impossibile, senza dimostrarsi mai facile. Le bisogna tenere una certa mediocrità difficile e quasi composta di cose contrarie. Ho capito? Se sente ragionamenti lascivi, dovrà ascoltarli con un poco di rossore e vergogna, senza voler nemmeno scappar via, altrimenti sarebbe selvatica. Non dovrà invidiare la felicità altrui e perciò trattenersi dall'investigare e raccontare con piacere gli amori delle altre donne, perché se una racconta con troppo piacere gli amori delle altre donne vuol dire che è desiderosa di gioirne anche lei, e quindi non va bene. Quindi non può neanche dire sono felice che i due si amano, perché sennò gli uomini pensano sì, perché vorresti anche tu un amore come quelli, insomma. Quindi la donna di palazzo deve essere colta, nobile, si immagina che sia anche una donna terrestre e respirante, perché fino a qui sembra una donna di un altro mondo, ma ha un dovere chiaro, non, virgolette, non vada mescolando nei ragionamenti piacevoli e da ridere cose di gravità, nemmeno nei gravi facezie e burle. Allora qui vuol dire che però lui non conosce affatto l'animo femminile, perché è proprio nell'intelligenza femminile invece, pur nel rispetto delle convenienze, mescolare il leggero e il grave, passare dal tragico al divertente, ed è parte decisiva del fascino femminile questa escursione ampia di temi molto rapida che a volte sconcertano gli uomini. Quindi se le donne abbandonassero questa pratica indipendente, diventerebbero delle bambole manovrate dalle menti maschili. E infatti Elisabetta Gonzaga ed Emilia ascoltano il tutto senza fare una piega. Perché? Perché si sa che le donne, quando parlano gli uomini di loro, le donne li lasciano parlare, perché tanto non ne capiscono niente. Quindi la maniera in cui gli uomini le vedono così snodata è un'autopresentazione indiretta dell'antagonista maschile. Cioè la donna dice: capisco che uomo sei da quello che dici delle donne. Quindi tu ti stai scoprendo, senza accorgertene, tu stai rivelando che uomo sei. Quindi la differenza di fondo che emerge da questo dialogo e che Baldassare Castiglione intuisce è che gli uomini conversano in modo generale, per sentenze, per idee valide per tutta una categoria. Le donne sono, gli uomini sono, invece le donne si concentrano a intuire per quali passioni Giuliano o Ottaviano dicono quello che dicono. Per esempio, se il bembo dice che lui è tutto per l'amore casto e platonico, la donna vicino a lui pensa: ma voi sapete chi l'ha appena rifiutato? E quindi è tutto proiettato verso un mondo generale platonico. Quindi le donne, posso dire io, sono storiciste e materialiste, cioè danno un contesto storico preciso alle teorie che vengono enunciate e le riferiscono al contesto concreto della persona che sta parlando. Quindi quando questi dialoganti si muovono su un piano astratto, si può anche immaginare il backstage, il retroscena. Per esempio si può immaginare Elisabetta che dirà a Emilia: ma tu non sai perché Pallavicino ha parlato così male delle donne, proprio ieri è stato rifiutato dalla contessina. Ecco perché. Comunque, per forza Bembo esalta tanto l'amore visivo, perché Bembo esalta l'amore senza il tatto. Dice: come tutti sanno, non è stato brillante con la tal signora o con l'altra signora. È importante però che Castiglione dica che il governo della casa, dei figlioli e della famiglia non sarà la prima professione delle donne di palazzo, e le donne di palazzo devono avere notizie, cioè cognizioni di lettere, musica e pittura. Quindi sono donne colte, devono saper danzare, festeggiare, conversare, ridere, giocare e motteggiare, ma sempre in modo molto prudente e in modo molto serio. Quindi diciamo che veramente
Castiglione pretende molto, sia dagli uomini, sia dalle donne, perché le donne devono essere degli acrobati, ma anche gli uomini devono essere degli acrobati. E qui farei una riflessione sulla continenza e sulla castità. Cioè, noi siamo soliti attribuire questi precetti della castità e della continenza al controllo occhiuto da parte della Chiesa cattolica. Invece bisogna dire che anche nel mondo delle corti, nella società mondana, perlomeno a parole, perché dopo i fatti non sappiamo quali fossero, si insisteva molto su questa continenza, su questa castità, cioè su una sobrietà nei rapporti sessuali e nei costumi sessuali. Del resto la stessa Elisabetta Gonzaga, quando morì giovane, quarantenne, Guidobaldo, non si risposò, rimase fedele mentre era in vita, e anche se lui non poteva avere rapporti sessuali, gli rimase fedele anche dopo la morte. E quindi, a coronamento e esplicazione di questa parte del discorso, vorrei invitare adesso gentilmente Adriana Trogu alla terza lettura proprio sulla donna di palazzo dell'opera. Grazie. Seguitò il magnifico Giuliano. La donna di palazzo mostrerà una pronta vivacità di ingegno, alieni da ogni grosseria, e con tal maniera di bontà che si faccia estimar non men pudica, prudente ed umana, che piacevole, arguta e discreta. E però le bisogna tenere una certa mediocrità difficile e quasi composta da cose contrarie, e giungere a certi termini, appunto, ma non passarli. Non deve adunque questa donna, per volersi far estimar buona ed onesta, esser tanto ritrosa e mostrar tanto d'abborrire, e le compagnie e i ragionamenti ancora un poco lascivi, che ritrovandovisi se ne levi, perché facilmente si poria pensar che la fingesse d'esser tanto austera, per nasconder di sé quello che la dubitasse che altri potesse risapere. E i costumi così selvatichi son sempre odiosi. Non deve tampoco, per mostrar d'esser libera e piacevole, dir parole disoneste, né usare una certa domestichezza, intemperata e senza freno, e modi di far creder di sé quello che forse non è. Ma ritrovandosi a tali ragionamenti, deve ascoltargli con un poco di rossore e vergogna. Medesimamente fuggire un errore, nel quale io ho veduto incorrer molte, che il dire ed ascoltare volentieri chi dice mal d'altre donne, perché quelle che, udendo narrar modi disonesti d'altre donne, se ne turbano e mostrano non credere ed estimar quasi un mostro che una donna sia impudica, danno argomento che, parendo lor quel difetto tanto enorme, esse non lo commettano. Ma quelle che van sempre investigando gli amori dell'altre e gli narrano così minutamente e con tanta festa, par lor che ne abbiano invidia e che desiderano che ognun lo sappia, a ciò che il medesimo ad esse non sia scritto per errore. E così vengono in certi risi, con certi modi, che fanno testimonio che a lor senton sommo piacere. E di qui nasce che gli uomini, benché paia che li ascoltino volentieri, per lo più delle volte le tengono in mala opinione e danno loro pochissimo riguardo, e par loro che da esse, con quei modi, siano invitati a passar più avanti. E spesso poi scorrono a termini che dan loro meritatamente infamia. Ed in ultimo le estimano così poco che non curano il loro commercio, anzi le danno in fastidio. E per contrario non è uomo tanto procace ed insolente che non abbia riverenzia a quelle che sono estimate buone ed oneste, perché quella gravità temperata di sapere e bontà è quasi un scudo contro la insolenza e la bestialità dei presuntuosi, onde si vede che una parola, un riso, un atto di benevolenza, per minimo che egli sia, d'una donna onesta,
e più apprezzato da ognuno, che tutte le dimostrazioni e carezze di quelle che così, senza riservo, mostro poca vergogna. E se non sono impudiche con quei risi dissoluti, con la loquacità, insolenza e tali costumi scurrili, fanno segno d'esser. Grazie per questa bella lettura, grazie a Gianni Trovo per questa bella lettura. E ora ci avviamo alla conclusione con l'ultimo tempo del discorso. E vi faccio osservare che finora Elisabetta Gonzaga e la sua cognata Emilia non hanno parlato, non sono intervenute, hanno ascoltato. E a questo punto siamo arrivati al quarto ed ultimo libro, che è Funereo. Perché dopo tutti questi bei ragionamenti d'amore, sono morti ben tre dei gentiluomini che li svolgevano. È morto Gaspare Pallavicino a 25 anni, è morto Cesare Gonzaga a 37, è morto Roberto Di Bari, non si sa bene a quale età. Allora uno si domanda, ma ha senso tutto questo conversare amabile, ricercare un'armonia tra le opere e le parole, assimilare una cultura e poi trasmetterla alle generazioni successive? Non sarebbe meglio coltivare direttamente il vero, la verità, il vero amore, dedicare tutta la vita a ricercare qual è il vero amore verso gli altri esseri, vero amore verso Dio? Almeno si dà un senso completo alla propria esistenza. È significativo che Castiglione era sposato, sposa a 36-37 anni una ragazza di 15 anni, la Torelli, che muore giovane. E dopo che muore questa moglie che lui amava, questa ragazza giovane, era costume allora che si sposassero a 14-15 anni le donne, dopo che le muore questa giovane, lui prende gli ordini minori, la tonsura, e si fa non proprio prete, ma insomma si avvia una carriera religiosa, diventa anche poi nunzio apostolico. Ma è significativo che un uomo che ha servito tanti anni anche i papi, in modo particolare Clemente VII, ma che è stato anche stimato e riconosciuto da papi come Leone X, non parli in tutto il cortigiano quasi mai di religione. Però lo capisco. Perché lo capisco? Perché a un certo punto erano temi delicatissimi. Lui poteva rischiare a ogni parola di in qualche modo contraddire l'ortodossia, poteva rischiare ad ogni momento di dire qualcosa che sarebbe risultato sgradito a qualche papa, sicché egli preferisce con eleganza ignorare proprio il tema e parlare dell'amore, che diventa tema centrale in coerenza con quello bisogno che anch'io ho sentito a un certo punto, perché se mi vieni a dire che tutti sono morti giovani, come allora tutto si risolve in questa musica, amabili conversare? No, lui stesso si rende conto che nel quarto libro deve introdurre un tema con maggiore forza, ed è il tema dell'amore attraverso Pietro Bembo, e mi rifaccio per questa parte anche a uno studio di uno studioso pesarese, Guido Orbizzoni, che ha approfondito nel cortigiano la figura del Bembo. Finora Pietro Bembo, che poi invece è uno che camperà a lungo, perché camperà quasi 80 anni, allora aveva 36-37 anni, camperà altri 4 anni, 40 anni, Pietro Bembo aveva scritto Gli Asolani nel 1505, ispirati al Fedro e al Simposio di Platone, e esalta l'amore come un certo desiderio di fruire la bellezza. Fruire però come? Non col tatto, con lo sguardo. E qui c'è tutta la lezione del Rinascimento artistico, no? Capolavori artistici di Michelangelo, Raffaello, Tiziano. Tiziano dipinge la Venere, però va alla bellezza. È scandaloso guardare la Venere nuda? No, è una contemplazione estetica della bellezza che eleva l'animo. Però non è che uno dice, ah, mi piacerebbe toccarla. No, se ti piacerebbe toccarla, allora tu non hai capito cos'è la contemplazione della bellezza. È un dolcissimo cibo per l'anima ed è l'ombra
era, poi divenne cardinale, il Bembo, altri due diventano cardinali questi personaggi, però sappiamo allora i cardinali, insomma, non erano precisamente tutti degli stinchi di santo. Beh, comunque in ogni caso lui dice l'ombra della bellezza divina, e qui c'è proprio uno stacco profondo rispetto a Platone, perché invece Platone nel Fedro dice espressamente che la bellezza non è un'ombra del mondo delle idee, ma è un'epifania, è uno squarcio. Cioè, quando la bellezza compare nel mondo terreno, si rivela, c'è una manifestazione del divino diretta. Invece Bembo, abituato insomma al sortilegio del discorso ortodosso teologico, dice no, la bellezza è un'ombra della bellezza divina, citando un'espressione di Marsilio Ficino sul Simposio di Platone. Marsilio Ficino era morto da non molti anni, il filosofo e teologo neoplatonico, prete pure lui. Dice: che altro è amore se non desiderio di bellezza? E la bellezza è un cerchio che ha la bontà al suo centro. È un circolo che ha al centro la bontà, cioè la bontà dell'anima. Quindi in realtà, secondo la lezione di Plotino più che di Platone, la bellezza spirituale si irradia dall'anima, e la donna bella è la donna che ha un animo bello, e in ogni caso la bellezza fisica non va offesa. E Castiglione cita l'esempio classico di Stesicoro, il poeta greco vissuto nel VII secolo, nel VI avanti Cristo, che aveva diffamato Elena. Allora i Dioscuri, avendo lui osato oltraggiare la bellezza di Elena, figlia di Dea, lo accecano, così un'altra volta impara, perché la bellezza è il circolo di cui la bontà è il centro. E arriviamo così all'ultima delle letture, da parte di Consuelo Speziali, sull'amore secondo il Bembo, e poi dopo la lettura spenderò proprio pochi minuti per una conclusione. Quindi invito gentilmente Consuelo Speziali alla lettura del quarto brano. Ma parlando della bellezza che noi intendemo, che è quella solamente che appar nei corpi e massimamente nei volti umani, e muove questo ardente desiderio che noi chiamiamo amore, diremo che è un influsso della bontà divina, il quale, benché si spanda sopra tutte le cose create come il lume del sole, pur quando trova un volto ben misurato e composto, con una certa gioconda concordia di colori distinti ed aiutati dai lumi e dall'ombre e da una ordinata distanza e termini di linee, vi si infonde e si dimostra bellissimo. E quel soggetto, ove riluce, adorna ed illumina d'una grazia e splendor mirabile, a guisa di raggio di sole che percuote in un bel vaso d'oro terso e variato di preziose gemme, onde piacevolmente tira a sé gli occhi umani e per quelli, penetrando, si imprime nell'anima e con una nuova soavità tutta la commuove e diletta, ed accendendola da lei desiderar si fa. Essendo adunque l'anima presa dal desiderio di fruir questa bellezza come cosa buona, se guidarsi lassa dal giudicio del senso, incorre in gravissimi errori e giudica che il corpo nel qual si vede la bellezza sia la causa principal di quella, onde per fruirla estima essere necessario l'unirsi intimamente più che può con quel corpo, il che è falso. E però chi pensa, possedendo il corpo, fruir la bellezza, si inganna e vien mosso non da vera cognizione per elezion di ragione, ma da falsa opinione per l'appetito del senso, onde il piacer che ne segue esso
ancora necessariamente è falso e mendoso. E però in un dei due mali incorrono tutti quegli amanti che adempiono le loro non oneste voglie con quelle donne che amano, che, ovvero, subito che sono giunti al fin desiderato, non solamente sentono sazietà e fastidio, ma pigliano odio alla cosa amata, quasi che l'appetito si ripenta dell'error suo e riconosca l'inganno fattogli dal falso giudizio del senso, per lo quale ha creduto che il mal sia bene, ovvero restano nel medesimo desiderio ed avidità, come quelli che non sono giunti veramente al fine che cercavano. E benché per la cieca opinione nella quale inebriati si sono, paia loro che in quel punto sentano piacere, come talor gli infermi che sognano di bere a qualche chiaro fonte, niente di meno non si contentano né s'acquetano. E perché dal possedere il ben desiderato nasce sempre quiete e soddisfazione nell'animo del possessore, se quello fosse il vero e buon fine del loro desiderio, possedendolo restariano quieti e soddisfatti, il che non fanno. Anzi, ingannati da quella similitudine, subito ritornano al sfrenato desiderio e con la medesima molestia che prima sentivano si ritrovano nella furiosa ed ardentissima sete di quello che invano sperano di possedere perfettamente. Questi tali innamorati adunque amano infelicissimamente, perché, ovvero, non conseguono mai li desideri loro, il che è grande infelicità. Ovvero, se gli conseguono, si trovano aver conseguito il suo male e finiscono le miserie con altre maggior miserie, perché ancora nel principio e nel mezzo di questo amore altro non si sente già mai che affanni, tormenti, dolori, stenti, fatiche, di modo che l'essere pallido, afflitto, in continue lacrime e sospiri, il star mesto, il tacer sempre o lamentarsi, il desiderar di morire, insomma, l'essere infelicissimo sono le condizioni che si dicono convenire agli innamorati. Grazie per questa lettura di Consuelo Speziale. Direi che le nostre lettrici e lettori sono entrati in pieno in armonia nel discorso, adottando proprio la grazia e la sprezzatura di cui Castiglione parla. E mi colpisce in questo discorso il fatto che dell'amore sessuale non si dice che è peccato, che è immorale, che è un piacere proibito, ma si fa un discorso profondamente diverso, cioè si fa un discorso ispirato a una saggezza mondana, non a una visione ortodossa dell'atto teologico, ortodossa dell'atto sessuale. Cioè si dice cercare di illudersi che l'atto erotico, l'atto sessuale ci faccia compenetrare due esseri più intimamente è illusorio, ed è illusorio anche pensare che sia quella la via per ottenere l'appagamento, la soddisfazione e la serenità, perché invece non si fa che rilanciare all'infinito questo bisogno di possesso, di appropriazione reciproca, molto spesso disgraziatamente in questi tempi maschile, nei confronti dell'altro essere, mentre invece quell'altro essere amato, amato o non amato, si allontana sempre di più se non c'è un incontro delle anime. E quindi questo è il discorso più profondo di Bembo. Vi dicevo che a un certo punto, per concludere, interviene Emilia, e quando alla fine, insomma, le chiedono: ma allora che cosa desidera una donna? Lei dice: molto semplice,
la dedizione totale dell'uomo, cioè l'uomo deve dimostrare una dedizione totale, almeno all'inizio. Allora un personaggio maschile subito interviene e dice: ma allora approfitto per dichiarare subito il mio amore. Ecco, questa è la prova che non ha capito niente.